Benvenuti, amici cari. Quest'oggi vi porterò sul Cammino degli Dèi, che parte da Piazza Maggiore, in teoria, a Bologna. Dunque, si dice che questo sia il portico di San Luca e che sia il portico più lungo del mondo. E dopo 80 metri fatti, già lo zaino non va più bene. Notare lo sforzo fisico. E poi devono entrare tutti in questa porta, ovviamente. Caldo e caldo. Al sole è terribile. Sudato. Sono sudato. Lungo. È lungo. 496esimo arco. Siamo a 500 archi. Dopo 658 archi in salita. E questo sudore. Ecco Bologna dall'alto. Questo è San Luca. Dove, non so se avete notato, c'è una fontanella. Dove? Laggiù davanti a voi. Ah, sì. Mentre i signorotti arrivano in taxi, noi arriviamo a piedi. Questo è il risultato della salita. Questa macchia chiara è l'unica macchia asciutta di tutta la mia maglia. Dopo 7 km di cammino, ecco finalmente un'indicazione. Via degli Dèi. Eccolo. Allora, qui abbiamo lasciato la strada e ovviamente ci si presenta subito una discesa traumatica. Ah, hai perso la maglia però. Come ho perso la maglia? Come ho perso la maglia? Pesa 5 kg sta roba, prendila. Dopo il discesone traumatico, il posto è bello, il parco è verdeggiante, è ampio e fresco, ci sono anche un sacco di ragazzi che fanno dei picnic. Bello qui ragazzi. E poi la cosa bella di qui è l'ombra, il venticello e la terra morbida. Ah, caldo, caldo, 36 gradi. Puoi illustrare la potenza del tuo sacco a pelo, del tuo sacco a pelo in confronto alla miseria del mio? Come mai ti sei così tanto immolato per portare un mattone così al posto di lui? Io sono alto 2,20 m, non 2 metri, e mi piace portare il doppio del peso nello zaino. Ah, te ti piace portare 1,2 kg nello zaino? Sì, ho quasi 700 grammi. Bello questo posto, molto bello, cioè non è proprio comodo per camminarci, però cioè, non ho capito bene che cosa sia, credo sia una diga. Salita, salita, salita. Aina Sharon, Aina Shele, Nanemei. L'asfalto di merda. Il terribile asfalto di merda. Il bello di questo cammino è che il cammino ti dà quello che ti serve. Per esempio, noi siamo dei totali sprovveduti e non abbiam... mappe, indicazioni, idee,
idee, non abbiamo niente. E dato che il cammino non è ben segnalato e non ha neanche indicazioni chiare, noi ci siamo affidati alla buona sorte e ad ogni incrocio e ad ogni cartello scritto male abbiamo trovato qualcuno che ci ha indicato la strada. Stiamo seguendo una gentil combriccola. Comunque ogni tanto questo cammino si apre su dei posti belli, su dei prati belli. Salite infinite. Salite infinite. A 30 gradi. Ed è un'ora che facciamo sta salita. È 8 ore e un quarto che camminiamo, 8 ore e un quarto. Ed è 24 km di montagna che facciamo. Ok? Siamo d'accordo su questo o l'ho sognato? Sei d'accordo? Bene. Marco, sei d'accordo? Ok. Quindi, se il sito di merda dice che la prima tappa è facile ed è lunga 21,8 km, noi ne abbiamo fatti 24, noi siamo già arrivati da 3 km e invece siamo ancora qui su uno sbrecciato. E proprio nel momento in cui dicono no, tranquillo, mancano l'ultimo quarto d'ora, una salita così, e dicono no, scusate, abbiamo sbagliato, le mappe dicono 50 minuti, sono le 7 di sera, abbiamo camminato 30 chilometri così. Vediamo l'autostop, un'informazione. Come si chiama? No, va via. Ce la faccio. Perché non aiutami? Aiutami, viene su. È storto. E noi abbiamo il nostro amico Marco, l'uomo che non si stanca mai, che ha una tenda che nessuno ha mai visto sul pianeta. Nella storia delle tende. Nella storia delle tende, che è questa. Sta su con le bacchette da trekking. Cioè lui ha comprato le bacchette da trekking per far stare su la tenda. Per far stare su la tenda. Tra l'altro le bacchette le ha pagate tipo 35 euro. Il risveglio e le fucilate al cervello che arrivano dal dolore. Però ci hanno detto che fanno la colazione loro, quindi siamo contenti. Si mangia. E lui che ha dormito 4 ore con i suoni della natura per non sentire russare. Russano tutti qui. Ma che simpatico burlone. Sono le 8 di mattina, i gradi sono già 25 abbondanti ed è proprio qui in questo momento con questa scena che inizia la mia sudarella. Si sale, ed improvviso alle 9 di mattina si entra in un pezzo di bosco dove è completamente buio, notte, traumatica salita d'asfalto di chilometri indefiniti, di sudore costante, e tutti vanno più veloci di me. Eh sì, cazzo, eh sì, Monzuno in cima alla vetta, uno strappo pauroso. È mezz'ora che andiamo su in salita così, mezzogiorno e mezza, e io sono molto sudato, ho già risudato tutta la Fanta. Poi in mezzo a nulla si trova
una situazione di questo tipo, dove sotto quel tetto c'è un canestro, qui c'è, boh, non saprei come definire questo posto. Figo. Ah, quindi quel gentil signore che ci ha accolti abita qui, si è fatto la piscina, il canestro, ha disegnato tutta questa bella cosa e poi gli abbiamo chiesto una Coca-Cola e non ce l'ha. Non riesci neanche più a camminare. Sì, ma sì, coordinato. Ho finito, sono finito. Dai! Eccoci, eccoci! Alla Madonna dei Fornelli! La fine della seconda tappa, di cui gli ultimi 10 chilometri, tutta una sassaiola. Ordiniamo anche una pizza per cena, sì dai, quale ordiniamo? Una smile, che sarebbe patatine fritte e wurstel. Eccola! Non so, che io chiedo a te perché. Marco, com'è svegliarsi e fare uno strappo di quanti metri? È fresco, sto riuscendo a tenere un passo discreto in discesa, che è un evento straordinario. Ecco il mio passo straordinario, eccolo, guarda che roba, che fluidità in discesa. Eccoci in vetta e siamo quasi infatti in mezzo alle nuvole. Dio fa la borraccia. Marco non ha pace perché deve fare di nuovo un cambio, è un po' così, un po' teso. Qui invece abbiamo un ragazzo che sta facendo una storia, perché lui è molto social, è un po' tamarro. No, via, dai, hai rovinato la panoramica. Ed ecco un esemplare unico di uomo delle montagne che con nonchalance corre. Vai, vai, continua, vai, vai. Dopo 10 km è matematico che le piante dei miei piedi esplodono. Per esempio a ragazzi come lui, il caro Lorenzo da Bologna, non esplodono affatto i piedi. Anzi, lui non ha neanche le bacchette. Questo è un pezzo di strada romana. Molto, molto bello. Poi tra l'altro questo bosco continua a dare emozioni. Veramente bello. E niente, non sappiamo nessuna informazione. Bisogna restaurare l'impero. Bisogna restaurare l'impero. Abbiamo fatto 13 km di bellissimo bosco, siamo passati alla Toscana e adesso alcuni sono davanti, altri sono dietro e in sostanza io sono nel mezzo da solo. Fra 3 km e mezzo circa dovremo essere arrivati al Monte di Fo, che è l'arrivo della tappa. Nella mia solitudine sono arrivato qui. Dice che Monte di Fo è a 10 minuti. Perché noi la terza tappa è corta ed è facile. Oddio. Quindi allunghiamola. Andiamo avanti un pochino, sì. Così mangiamo 5-6 km alla prossima tappa, che sarà molto difficile. Per adesso abbiamo fatto solo un'ora di salita costante. Un'ora di salita così. Ripida, abbastanza. Infinita. Siamo arrivati infatti quassù. Eppure finita, ogni volta che sembra di essere in vetta c'è sempre uno strappo di salita che ti aspetta. Però dall'alto è più bello qua. Sì, c'è un silenzio incredibile, senti? È bellissimo da dire.
Ma è verticale sta salita. Siamo arrivati sull'ennesima vetta. Si vede un fiume grosso, bellissimo, una valle bellissima. Ma guarda il caso però. Guarda il destino, splendido più. Dopo 21 km di montagna, Marco è finalmente soddisfatto. Perché ha montato tutti i suoi picchetti della tenda magica che sta su con le racchette. Ci siamo fermati in cima a un monte dove c'è un prato. Siamo totalmente isolati. Abbiamo fatto questo campo base. C'è anche il focherello volendo, anche se forse è un po' pericoloso. Stanotte ci sarà una stellata incredibile da qui. È anche un po' fresco, a dire la verità. C'è anche un bel vento. Quindi Marco sta cercando di montare i suoi picchetti. Che ore sono? Cominciamo con l'ora. 8:30. C'è un insetto. Lui ha paura degli insetti. Ore 8 della mattina del quarto giorno. Siamo in un bel bosco fitto fitto. È anche un po' nuvoloso. Siamo immersi nelle nuvole praticamente, quindi sembra ancora notte. Da quassù abbiamo squarci di notevole bellezza. Valli belle. Che poi è stranissimo, no? Il cielo che è proprio riganetta di nuvole nere. Poi nel nulla assoluto compaiono cose di questo tipo che non si capisce però. Dopo dei chilometri fatti correndo, ma proprio correndo, dalla cima del monte siamo arrivati in piano, quasi. E siamo in mezzo a tanti campi, il paese è laggiù. Sono campi concimati con il letame, quello buono. E infatti abbiamo un sacco di mosche che ci ronzano intorno. Ristorante, stiamo arrivando. Questa tappa è una cosa terrificante, perché ci sono 8 km di discesa verticale di sassi, poi ci sono 8 km di asfalto. Siamo arrivati. Questa sarebbe la fine della quarta tappa. Questa, San Piero a Sieve. Rispetto a tutte le altre catapecchie che abbiamo trovato, qui c'è un borghetto da attraversare che non è niente male. Le salite sono infinite e ripidissime. Di solito la rocca era sulla cima, quindi questa potrebbe sembrare una rocca. Quindi potremmo essere arrivati sulla cima di questo monte. Siamo in alto, infatti. Poi dobbiamo scendere dall'altra parte del monte e arrivare a Tagliaferro. Io sono un bagno di sudore, perché adesso sotto il sole sono 34 gradi. Signori, un letto. Un letto. Anzi, tre letti. Tre letti. C'è un letto a testa, che non è una cosa scontata. Abbiamo trovato questo posto così, a culo, dove ci danno anche la cena, ci danno la colazione di domani. Ha detto il signore che ci sono altri pellegrini qui, ceneremo tutti insieme. E ha detto anche che c'è una piscinetta per mettere i piedi a mollo. Oh! Madonna! Oh! La Madonna! No, vabbè! Ma cosa dici? E comincia l'ultima tappa oggi, se tutto va bien, fra 27 chilometri siamo a Firenze, in Piazza della Signoria. Ci hanno detto che la salita è impegnativa. In effetti, alle 7 di mattina salire qui è abbastanza impegnativo. Superato il purgatorio, ammirate il paradiso.
siamo arrivati alla vetta dell'ultimo monte, dove c'è un bel santuario. Si corre in discesa, si corre! Si vola! Non c'è più freno che tenga! Non ti dico dove siamo. Quello là è Fiesole, da raggiungere adesso, nei prossimi circa, non so, direi 14 minuti. Molto bello questo tratto, è vero, una radura è immensa. È immensa qui, sì. Salita. Salita, salita, salita. Salita, solo salita. Però qui siamo arrivati a un punto molto, molto, molto bello, direi. No, ecco Firenze. Io ho preso anche dei tipi davanti che non abbiamo mai visto, non so chi sia. Sì, ce li abbiamo presi anche noi. No, ma ce ne sono. Finalmente, dopo 23 km in una mattina, loro si sposano. Siamo arrivati nel centro di Fiesole, l'ultima città prima di Firenze. Firenze, ti sento! Sì, sì, Firenze, la città d'arrivo, sì, sì, sì. Adesso bisogna arrivare a Piazza della Signoria per finire il cammino. Dai, dai, sì! Sì. Scotta. Arrivati. Oggi abbiamo fatto 30 km come il primo giorno, 30 km di salite e discese, salite e discese ripidissime. Sempre bella Piazza della Signoria, sempre bella. Siamo arrivati. Sì. Sì.